Santa Gertrude di Helfta, Rivelazioni, libro primo, capitolo 21. Gli effetti della visione di Dio. Riterrei ingiusto, ripensando ai gratuiti benefici della tua amorosa clemenza verso di me, indegnissima creatura, il lasciar cadere in un'ingrata dimenticanza il favore che per un'ammirabile degnazione della tua amorosissima pietà ricevetti durante la quaresima di un certo anno. Nella seconda domenica, mentre alla messa che precede la processione si cantava il responsorio Vidi Dominum face ad facem, vidi il Signore faccia a faccia, tu illuminasti la mia anima con un incredibile fulgore di luce divina, e in questa luce vidi, quasi applicato al mio volto, un altro volto. Quello di cui Bernardo dice non formato ma formante, non tale da colpire gli occhi del corpo ma da infondere letizia nel cuore, accetto e gradevole non per lo splendore dell'incarnato ma per l'amore che spira. Tu solo conosci, oh soavità ineffabile, la dolcezza di cui penetrasti non solo la mia anima ma il mio cuore e tutte le mie membra in questa visione in cui i tuoi occhi, come due soli, parevano fissarsi proprio nei miei. Possa io, finché vivo, rendertene grazie col servizio più devoto. Benché la rosa piaccia assai più in primavera, quando tutta è in fiore o lezza rigogliosa, che non in inverno, quando avvizzita da un pezzo rammenta soltanto il passato profumo, tuttavia anche allora, col richiamare il piacere altra volta provato, sembra ci arrechi un certo diletto. Desidero perciò, a lode del tuo amore, esprimere con qualche immagine ciò che la mia piccolezza ha provato in questa deliziosa visione. Se chi leggerà queste pagine avrà sperimentato un favore simile o anche maggiore, sarà eccitato nel ricordarlo a rendertene grazie. E io stessa, rievocandolo più di frequente, forse riuscirò a diradare alquanto la caligine della mia negligenza, rendendone grazie a quel sole divino che ha riflesso su di me i suoi raggi. Quando dunque, come ho già detto, applicasti contro il mio indegno volto il tuo volto desiderantissimo, spirante tanta copia di beatitudine, sentii che dai tuoi occhi si infondeva nei miei una luce ineffabile e soavissima, che pervadendo l'intimo del mio essere sembrava penetrare tutte le mie membra con un'inesprimibile virtù. Parve dapprima che essa mi privasse del midollo delle ossa, poiché consumasse le mie ossa stesse insieme alla carne, e che tutto il mio essere si immedesimasse con questo splendore divino, che cangiando in se stesso con un ineffabile gioco tutta mi penetrava di una giocondissima serenità. Ma che altro posso dire di questa dolcissima visione? La chiamerò visione? Credo infatti che l'eloquenza di tutte le creature si sarebbe invano affaticata a descrivermi per lo spazio di una vita intera questo sublime modo di contemplarti, se per tua degnazione, oh mio Dio, unica salvezza dell'anima mia, non ne avessi fatto la felice esperienza. Una cosa tuttavia voglio aggiungere. Se accade delle cose divine come delle umane, se cioè la virtù del bacio divino sorpassa ancora, come ben credo, l'efficacia di questa visione, mai, senza il soccorso di Dio, potrebbe rimanere unita al suo corpo un'anima a cui tale dono fosse concesso, sia pure per un breve momento. Ma non ignoro che la tua inscrutabile onnipotenza e la tua immensa misericordia ti fanno mirabilmente adattare, così le visioni come gli amplessi di baci e le altre attestazioni di amore alle circostanze di luogo, di tempo e di persona, come io stesso ho potuto sperimentare più volte. Sì. Ti rendo grazie in unione al mutuo amore che regna nella tua adorabile Trinità di aver spesso degnato concedermi anche il tuo soavissimo bacio. Spesso,
mentre seduta in coro, tutta raccolta in te, leggevo le ore canoniche o l'ufficio dei defunti, 10 volte anche più nel corso di uno stesso salmo, il tuo soavissimo bacio mi si posò sulle mie labbra. Bacio divino, la cui dolcezza sorpassa quella di tutti gli aromi e del miele. Molte volte pure sentii posarsi su di me il tuo sguardo pieno di amore, e spesso ancora avvertii nella mia anima la fortissima stretta del tuo amplesso. Confesso tuttavia che, per quanto grande sia stata la dolcezza di questi favori, mai sperimentai in alcuno di essi l'effetto profondo che operò in me il sublime sguardo di cui sopra ho parlato. Per questo, come per tutti gli altri tuoi favori di cui tu solo conosci l'efficacia, io ti offro quel gaudio superiore ad ogni senso che in seno alla divinità le tre persone si comunicano a vicenda.